Buongiorno a tutti, siamo in via Cristina da Belgioioso, Giambattista Grassi, siamo a 50 metri dall'ospedale Sacco e ci troviamo dentro questa mega struttura privata che, come vedete, è occupata dai Rom, è tutta devastata, ma non è forse quello il più grande problema in questo momento. Il problema è che qui dentro si smontano macchine, si smontano moto e si bruciano rifiuti a pagamento. C'è appena stata la situazione di via Chiasserini che sta allarmando tutta la popolazione. Ecco, questo è un altro posto che secondo noi dovrebbe essere controllato, dovrebbe essere sgomberato e messo in sicurezza. Fra l'altro vorrei ricordarvi che quasi due anni fa ci eravamo già stati qui, quando Beppe Sala era presidente di Expo, quando lo chiamavo Mister Expo. Vedete qualche cambiamento da allora? No, vedo solo dei peggioramenti. Seguimi che andiamo a vedere in questi carrelli chi c'è. Diciamo un saluto al nostro Paolo Rustone. Inquadra pure la zona, no? Oggi è con noi Aurelio Miranda, cittadino impegnato, altitonante sottosegretario della Regione Lombardia, e Maurizio Scabbio del comitato per MacMahon, quindi di zona 8, perché questa è la zona 8. Vediamo qui degli avanzi di bicicletta che sono stati distrutti e vediamo dei carrelli. Adesso comunque chiudiamo perché dobbiamo seguire le nostre situazioni. L'istituzione. E un saluto a tutti, seguiteci. Comitato Antiracket, City Report, Tullio Trapasso, andiamo avanti. Buonasera a tutti. Daniele, qua ci troviamo in una situazione indecorosa. Ci sono, tu hai inquadrato il faro, ci sono tutti i pezzi di macchine, motorini, anche nuovi, quindi si capisce che sono dei pezzi rubati. Se hai la pazienza di seguirmi, ti faccio vedere una cosa. Guarda lì, guarda lì. Questi pezzi che vedete qui e poi vedremo qui, ieri notte durante il nostro sopralluogo non ci stavano, parlo dei pezzi di auto, questa nera, che dovrebbe essere una cosa, non c'erano. Allora, questa è una struttura che è occupata, cioè ci abitano abusivamente dei Rom. Ora, non per fare uno più uno, però sappiamo che sono persone che non lavorano, non hanno un lavoro legale, e qui troviamo tutti i pezzi di auto rubate, ruote di scorta, ruote con i cerchioni. Allora, basta fare uno più uno e vedere il degrado in cui Milano è costretta a vivere. Quindi Maiorino, Sala, cercate di fare qualcosina. Che cos'è quella? Esatto, quella è una bombola ed è pericolosissimo. Tra l'altro, guarda questa lastra di cemento, da cosa viene sorretta? Da quattro mattoni. Quindi, che tra l'altro sono anche crepati, quindi esatto, ci potrebbe essere un pericolo di crollo, che se dovesse cadere la struttura portante. Bravo, noi ricordiamo che qua siamo entrati in maniera proprio estremamente facile, perché basta scavalcare un piccolo muretto, quindi qualunque bambino ha accesso a quest'area con una situazione del genere. Questa è questione solo di tempo, crollerà quel piccolo muretto e di conseguenza la lastra. Se lì sotto ci si trova qualche bambino a giocare, indifferentemente da se sia un bambino rom, italiano o di qualsiasi etnia sia, è pur sempre un bambino e non credo che riuscirà a sopravvivere schiacciato da quella lastra. Inoltre, se poi conteggiamo anche la bombola, che non sappiamo, e non mi azzardo ad andare a sentire se è pieno o vuota, scatta anche l'esplosione. Assolutamente, che lì sotto le mani non ce le possiamo mettere perché può crollare da un momento all'altro. Ci spostiamo di qua. Vieni, occhio ai piedi, e qua si vola. Altri pezzi elettrici, componenti elettrici. Qui ci troviamo anche di fronte al grosso furto del rame. All'oro giallo. Esatto. Guarda, pezzo della Yaris, proprio giusto per far capire dov'è. Eccolo qua. Qui qualcuno ci ha perso la macchina, gli è stata rubata e adesso valla a ritrovare in queste condizioni. In queste condizioni valla a ritrovare. Esatto. Di là ci sono pezzi di una Golf, quindi chi ha perso moto, motorino, Golf e Yaris, ragazzi,
Ci spiace per voi, ma se la macchina è finita in uno di questi posti del terrore, qua non, sicuramente non la trovate più. Occhio al pilone. E ricordiamoci che ci troviamo nella Milano del 2018. Non è una ripresa degli anni 60 o 50. È attuale la cosa. Guarda qua, guarda qua, guarda qua, guarda qua. Ma quanti ce ne sono? Ok, grazie Aurelio. Addirittura c'è un pezzo di una Mercedes. Parliamo a bassa voce un attimo perché stanno registrando l'intervista di Tullio. Quindi ci rispostiamo un'altra volta di là, ma giusto per far proseguire le riprese del programma.
Ed eccoci, siamo in chiusura, siamo sempre qui nel Municipio 8, sono a mezzogiorno e un quarto circa, sono con Maurizio Scabio. Abbiamo appena finito di fare un tour nelle bidonville che neanche nelle peggio raste di Caracas. Cosa dire Maurizio, adesso in chiusura ce ne stiamo andando? Ma cosa dire, che è una situazione oscena, tremenda, specialmente dopo le segnalazioni fatte in questi anni del Comitato No Racket e Abusivismo, che nessuno ha fatto niente. Le nostre autorità preposte se ne fregano allegramente di queste situazioni nella Milano metropolitana, come chiamano loro. E vorrei ricordare a Maurizio, lo ringrazio di averci citato, siamo venuti insieme perché Maurizio è una persona molto attiva in questa zona e ho sempre il piacere di averlo con noi. L'ultima volta che eravamo stati qui dentro, la parte abitata era solo davanti, la portineria, i primi palazzi da dove si entra. Adesso queste persone, godendo dell'impunità che consente la giunta sala, hanno benissimo pensato di colonizzare anche tutto lo spartitraffico, il muro divisorio con l'autostrada, con bombole di gas corrente. Io vorrei ricordare che questa è una situazione pericolosissima. Se esplodono le bombole di gas mentre passano i mezzi in autostrada, poi non veniamo a piangere, a fare la lacrimuccia, a dire che non si sapeva, non si conosceva. Oggi ne è testimonianza di quello che può accadere e vogliamo avere delle risposte, sia io che Maurizio. Giulio, oltre alla giunta sala, a me dice anche il Municipio 8, perché non è indenne da critiche. Sì, il Municipio 8 penso che sia il municipio meno attivo di tutta la città, in bene e in male, cioè non fanno praticamente nulla, mi dispiace dirlo, ma anche le segnalazioni che noi mandiamo non ci viene mai data risposta, neanche una discussione per dire avete torto, fatecelo rivedere, nulla di tutto ciò. Mi auguro che le cose cambino, so che il presidente Zambelli sta male, gli facciamo i migliori auguri per la sua salute, ma se si dimette, se deve andare avanti così questo municipio abbandonato, è meglio che si dedichi altro, che secondo me farà sicuramente meglio. Fai una panoramica lì. Vente con me. Qui vedete l'arco della strada della Bretella Expo che passa a fianco a questo campo. Ci voglio proprio vedere dove siamo, proprio di preciso. Andiamo a vedere il luogo incriminato. Sì, beh, dovrebbero avere già le immagini che forniremo in esclusiva in anticipazione al servizio di Milano Trash. Comunque adesso ve lo facciamo vedere anche live. A parte la pattumiera e lo schifo che non potete immaginare. Ecco, da qua quanto siamo distanti dalla tangenziale? No, le case sono a ridosso della massicciata dell'autostrada, si vede benissimo, guarda, c'è il cartello per Fiera Milano, quello è il muro e qui ci sono le abitazioni. Anzi, vai, riprendi i tetti delle abitazioni che non le hai riprese, dove vengono buttati un sacco di immondizie e di schifezze. Appena passato un topo. Guardate il tetto. Come vedete stanno passando i camion. Questo qui è un pezzo di strada, di viabilità anche importante della zona. Comunque per oggi vi salutiamo, ma non smetteremo di seguire queste situazioni. Noi non abbiamo paura, andiamo avanti per la legalità, per la sicurezza. Un saluto a tutti dal Comitato Antiracket e Antiabusivismo, City Report, Tullio Trapasso e Daniele Menti che oggi ci fa le live. A presto, andiamo avanti.